tutto si semplifica. No, è uscito il comunicato stampa, l'avete letto? In cui ci dice che non capiamo niente. Ma chi? Ma a noi. E allora noi cosa facciamo? Sì, tutto d'un tratto gli animi sicuramente si stemperano. E allora cosa succede? È inutile che l'assessore Berrino cerca di dare un contributo per quei colleghi, però a un certo punto succede che noi non abbiamo capito nulla. Hai proprio il modo migliore per, diciamo, andare avanti lisci. È l'ABC della politica. Quando uno vuol dare una mano, fa così. Allora cosa succede? Abbiamo scoperto un comunicato stampa, oltre che non capire nulla, che tutte le cose che ha detto l'assessore Berrino non si fanno, Gianni, non si fanno, le cose intelligenti non si fanno. Si farà un piccolo sponsor sulla maglietta, cioè le cose belle per promuovere il territorio si risolveranno, quelle che dicevi te, diceva lei, scusi Presidente, mi devo dire, quello che diceva lei, assessore, si risolvono invece in uno slogan, l'ha detto dei colleghi su un comunicato stampa. Allora noi chiediamo, quanto costano? Cioè, ci sono tre squadre, tanto avete detto una bugia, perché voi fate riferimento a società professioniste, no, dovete fare riferimento a società professioniste in massima serie, ditelo, perché quelli dell'Entella non prendono soldi. Perché quelli non prendono soldi, soltanto quelle di serie A. Magari leggendo qualcheduno del Tiguglio, questa, cioè, cavolo, qualcosa sappiamo anche noi, no? L'Entella non ha bisogno, ma allora figuriamoci. Saremese un po' di più, sì, per dire. Allora, quanto costano? Cioè, da quando parte la sponsorizzazione? Perché se voi ci dite che si fa questo, saprete anche da quando si parte. Come li dividete? In base agli abbonati? In base agli abitanti? Le società che fanno riferimento alla solita città, come vengono divise? Ma soprattutto, il tema è, non abbiamo capito noi, o vi hanno detto una parziale verità voi? E questo è il punto su cui noi ragioniamo. Comunque ringraziamo vivamente i colleghi per aver fatto un comunicato per stemperare gli animi. Grazie consigliere.